influenza H1N1, secondo i medici nessun allarme. Merola, candidato sindaco, il parere dei bolognesi. Teatro comunale, Hernani, servono più finanziamenti. Bologna Calcio, sì all'aumento di capitale. Buongiorno dal TG La Stefani, lo avete sentito nei titoli, l'influenza H1N1 ha fatto la sua seconda vittima a Bologna. Si tratta di un uomo di 74 anni, già affetto da altre patologie gravi. Ma dall'ospedale Sant'Orsola arrivano rassicurazioni. Il servizio di Elena Montano. Evitare di creare allarmismo, l'importante è informarsi per prevenire il peggio. E questo il monito della professoressa Maria Paola Landini, direttrice del reparto di microbiologia dell'ospedale Sant'Orsola, intervenuta oggi sui molteplici casi di influenza A in città. Nelle ultime settimane il virus H1N1 ha infatti causato due decessi, il primo all'ospedale Maggiore, il secondo proprio a Sant'Orsola, dove tuttora sono 11 casi accertati. La dottoressa Landini ha sottolineato l'importanza della prevenzione, soprattutto per gli anziani, i bambini e i pazienti con malattie pregresse. L'unica strada per combattere il virus è la vaccinazione, ma anche quest'anno sono state pochissime quelle effettuate, lasciando così migliaia di persone sprovviste di immunità contro il virus. L'azienda ortopedica americana Depuy, del colosso Johnson & Johnson, ha segnalato al Ministero della Salute la presenza di circa 5.000 protesi difettose, tra quelle distribuite dal 2006 ad oggi negli ospedali italiani, comprese alcune strutture bolognesi. Per questo, decine di pazienti operati all'anca sono stati richiamati in questi giorni al Sant'Orsola per sottoporsi ad accertamenti. Passiamo alla politica. Per le comunali il panorama a destra e a centro è ancora nebbioso. Il quasi candidato del terzo polo, Stefano Aldrovandi, non ha ancora sciolto la sua riserva. Ma il centro-sinistra ha già il suo candidato, Virginio Merola. Sentiamo cosa ne pensano i bolognesi. Le primarie del centro-sinistra hanno visto trionfare nettamente Virginio Merola sugli avversari Frascaroli e Zacchiroli. Ma cosa ne pensano i bolognesi? E credo che dopo 15 anni ci sia la necessità di una personalità di rilievo, con tutto il rispetto per Merola, che sicuramente sarà una validissima persona. Tutto per l'affluenza del pubblico, cioè dei votanti. L'alta percentuale mi ha veramente fatto felice. Io l'ho votato soprattutto perché alle spalle c'è Veneni. Merola qui a Bologna? Sì, non lo conosco. E credo che sia una persona interessante da un punto di vista politico e istituzionale. Nei giorni scorsi c'è stato un gran parlare di studenti fuori sede, ma gran parte di loro non sembra molto interessata alla politica bolognese. Non ho un'opinione precisa, sinceramente. Non mi pronuncio. Non lo sapevo neanche. Non lo so, niente. Guarda, non ne so niente. Chiedi alla persona sbagliata, io di politica non sono informata. Non lo so, non ho la TV, non sto leggendo i giornali. A dire la verità non sono molto informata, quindi non penso assolutamente a niente. Guarda, ho seguito poco, vedremo. Guarda, io non sono di Bologna, quindi non ti saprei dire, non conosco nemmeno i candidati. Ma non mi interesso di parli di politica. Non sono di Bologna, non ho seguito. No, non mi interessano proprio. Più finanziamenti per il teatro. Idee chiare e concretezza nelle prime parole di Francesco Hernani, da oggi nuovo sovrintendente del Comunale di Bologna. L'attuale squilibrio del bilancio 2011, scrive Hernani, non deve essere visto come ricerca di finanziamenti di un deficit, bensì come chiara affermazione del teatro, al fine di ottenere le necessarie risorse da fonti pubbliche e private. La città si prepara intanto a weekend all'insegna dell'arte. Da venerdì 28 a domenica 30, al via la sesta edizione di Bologna si rivela, evento che, in concomitanza con Arte Fiera, accoglierà tra le 20 e le 25.000 persone. Sport, calcio. Varato l'aumento di capitale per il Bologna e il giudice sportivo ferma 4 giocatori rossoblù. I particolari nel servizio di Rosario Di Raimondo. Avanti anche senza Massimo Zanetti, il CDA dei soci di Bologna 2010 ha deliberato un aumento di capitale da 3 milioni di euro. È la prima mossa dopo le dimissioni dell'ex presidente rossoblù. Marco Pavignani sarà formalmente nominato alla guida della società nella prossima assemblea, già convocata per il 2 febbraio. Siamo tutti unanimi nell'andare avanti per il Bologna, assicura Gianni Morandi, presidente onorario del club. Quanto alle notizie dal campo, mano pesante del giudice sportivo dopo la maxi rissa di domenica scorsa. 3 giornate di squalifica per Zarate, 2 per Jimenez ed una per Moras, Perez, Portanova e Diaz. È andata decisamente peggio a Ramirez, che dovrà restare fermo dalle 2 alle 4 settimane dopo la frattura dello zigomo riportata a seguito della gomitata del numero 3 della Lazio. Ed ora ci colleghiamo con la nostra redazione, dove Francesca De Benedetti ci darà gli ultimi aggiornamenti dalle agenzie.
Sì, Enrico, devo dire che la vicenda Mirafiori accende il dibattito anche a Bologna. Gli studenti di Lettere e Filosofia in via Zamboni 38 occupano la facoltà per dimostrare la loro solidarietà alla FIOM. Nel frattempo la stessa FIOM sta tenendo una conferenza stampa a Bologna. Ci si organizza per lo sciopero generale del 27 gennaio. Una notizia di sport importante per i tifosi di Bologna. Andrea Mingardi, tifoso storico del Bologna e amico del CEV, annuncia: Moratti dell'Inter sarebbe disposto a pagare grandi cifre per avere con sé Di Vaio. E adesso rilancio la linea a te, Enrico. Grazie Francesca, per questa edizione è tutto, a domani.